Giorgio Mellone, qui a Taranto questa sera alla UBIC presentiamo il tuo libro Fino alla fine, una storia che parla di Taranto ma anche delle grandi dicotomie che attraversano questa città. Beh, da un punto di vista letterario Taranto è un set narrativo interessantissimo, perché è una città delle coppie, i due mari, la città vecchia e la città nuova, i conflitti, il mare, la fabbrica, il mare, l'acciaio, la marina e l'industria, insomma è una città dove è facile, insomma in sceneggiatura si racconta, ogni storia nasce da un conflitto, e Taranto è un luogo dove è facile raccontare e spiegare conflitti come quello che racconto nel romanzo. Al di là del romanzo, come immagini questa città nei prossimi anni e l'obiettivo di cercare di definire anche aspetti che possano contraddistinguere nel prossimo quinquennio con tutta una serie di possibilità che possono tornare utili al futuro della stessa? Ma io, se dovessi così fare un'azione visionaria, immaginerei tre assetti produttivi per questa terra. Il food, quindi tutto quello che lega alla filiera dell'agroalimentare, quindi tutto quello che è cibo, quindi è prodotti e trasformazione. Secondo, l'industria e l'acciaio, un acciaio fatto con le migliori tecnologie disponibili. E terzo, il porto. Utilizzare il mare come un grande fattore geostrategico economico. Poi accanto quello che una città così può fare come turismo culturale o come cultura turistica, sapendo benissimo che di turismo Taranto non può né vivere né sopravvivere. Ambientalismo e industrialismo possono essere categorie di ragionamento strumentalizzate? Beh, perché sono ismi. L'ambientalismo è una giusta attenzione all'ambiente inquinata dall'ideologia. L'industrialismo è l'assolutizzazione del profitto e della produzione che dimenticano le altre dimensioni civiche e civili dell'economia. Ambiente, industria, politiche ambientali e buono sviluppo industriale dovrebbe essere invece i vocaboli che questa città ogni tanto si dimentica di utilizzare, perché è più facile, vedi, Vincenzo, litigare, perché quando si litiga non c'è bisogno di chiarirti, si litiga, io insulto te, tu insulti me e la finiamo lì. E invece poi il terzo tempo, questa città avrebbe bisogno di un grandissimo terzo tempo come nel rugby.